Se stai cercando di dare un nome a quello che vedi, ti aiuto io. Si chiama Lipidema, io mi chiamo Elena Noir, sono una truccatrice e oggi vi porterò con me nella mia giornata tipo. Buongiorno. Se per quasi tutti la giornata inizia alzandosi subito dal letto, per me invece serve mezz'ora per riuscire a defaticare le gambe, ma soprattutto a prepararle per poi indossare i compressivi. Il lipedema è infatti una malattia del tessuto adiposo e non causa solo edemi, ma anche dolori. Quindi l'unico modo per potersi alzare dal letto, quando come nel mio caso è al quarto stadio, è indossare una compressione. E vi assicuro che ogni giorno fanno parte del mio workout mattutino, anche perché sono molto rigide, proprio perché devono poi sostenere le masse durante la giornata. Sorta di workout mattutino che tutti i giorni mi serve per potermi semplicemente alzare dal letto e poi iniziare la giornata. Lipedema anche di tipo 4 e 5 e con il tempo ho imparato diversi trucchetti che mi semplificano decisamente la vita. Nel mio caso, tipologia anche di lipedema sulle braccia, questa tecnica per i capelli mi aiuta a non sentire tanto dolore e così sono veramente pronta in un attimo. Ultimo step prima di uscire di casa è indossare il plantare, quindi scelgo le scarpe che voglio utilizzare, inserisco il plantare che mi aiuterà non solo ad avere e sostegno ma anche aiutarmi con la circolazione, recupero tutta la mia attrezzatura di make up e poi sono pronta per andare al lavoro. Molto spesso mi servono 2 ore per arrivare al lavoro, quindi mantengo in questo tragitto in movimento le gambe il più possibile, facendo i miei esercizi e aiutando così anche la circolazione delle gambe. Questo mi permette soprattutto una volta poi arrivata al lavoro, come sempre incontro le scale e per chi è lipedema sa di che cosa sto parlando, e poi tutta la giornata si svolge abbastanza frenetica e soprattutto quasi sempre in piedi. Per questo motivo, appena posso, cerco di distendere il più possibile le gambe, così da potermi aiutare sia poi nella sera a non avere troppo dolore. Arriva infine il momento mio preferito della giornata, quando riesco finalmente a togliere i compressivi. Come vedete, i segni sulla pelle, non sempre utilizzo gli stessi, a volte utilizzo la trama piatta. Dipende sempre in che momento è la mia malattia, dopodiché riempio la vasca, perché la cosa che preferisco in assoluto è proprio immergermi, distendere completamente anche le gambe, avere le gambe meno gonfie, meno dolorose, poi per affrontare la notte e quindi evitare anche i crampi notturni. Non c'è niente di meglio, soprattutto per chi ha lipidema, la sensazione dell'acqua, e infatti la idrochinesioterapia è proprio una dei consigli che appunto danno per dare sollievo soprattutto a chi ha delle masse importanti. Quindi sono prontissima adesso per crollare e domani sarà l'inizio di una nuova giornata. Ciao!